Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Questo sarà il video del mio beauty da viaggio, come mi è stato richiesto. Io premetto, viaggio in treno, quindi problemi di boccettine trasparenti da massimo 100 ml, beauty trasparente dove mettere appunto i liquidi. Io non ho questo problema perché viaggio in treno. Poi io posso portare più cose perché appunto non viaggio in treno, quindi non ho il problema del peso della valigia, quindi porto una marea di roba. Però ho imparato negli anni a portare ciò che fondamentalmente io utilizzo e so che lo utilizzo. Comunque, in ogni caso, se partite per qualche giorno, io vi consiglio di portarvi dei campioncini, magari di detergente per il viso, di crema per il viso. Come per esempio io qui ho una serie di campioncini per la detersione del viso e anche creme che utilizzerò nel momento in cui andrò a dormire a casa di mia nonna, invece di portarmi il detergente, la crema, quindi tutta una serie di prodotti abbastanza ingombranti, soprattutto se ci rimango solo un paio di giorni, non ha senso portarsi tutto. E questa mi sembra una soluzione anche pratica e veloce e che comunque non occupa neanche tantissimo spazio per chi deve rimanere anche a casa propria, torna a casa per le vacanze e ci sta qualche giorno, se proprio vuole portarsi i suoi prodotti. Se no, io all'inizio non portavo nessun prodotto per la detersione del viso, perché comunque a casa ci sono. Poi mi sono fissata con i miei prodotti, quindi porto i miei prodotti. Poi, io semplicemente ho portato in questa scatolina c'è un po' di detergente per il viso, il Mai Senza di Lush. Ne ho portato giusto un po' perché comunque portarsi il barattolo da 250 grammi mi sembra esagerato. Sto qui 20 giorni, quindi non vedo perché io mi debba portare un barattolone enorme, contando che poi comunque ne basta poco. E anche se termino questo, c'è comunque il detergente di mia madre. Lo struccante. Questo qua l'ho iniziato ieri. Questo qua, per esempio, per il viaggio non va bene perché sono 125 ml, tendo per il viaggio in treno. Questo qua l'ho pagato 6,50 euro. Esageratissimo, neanche avevo visto il prezzo. Poi magari per non occupare troppo spazio vi consiglio di portare una salvietta struccante. Questa qua è la salvietta struccante di Sephora, quella che si lava, e quindi non c'è bisogno di portarsi dischetti e anche inquinare, quindi utilizzo sempre questa. Poi comunque io ho portato la crema per il viso, quella per il contorno occhi che comunque stava terminando, poi gli strip per i punti neri, ho portato anche le fumantine per fare la pulizia del viso, comunque prodotti che so che qui non riesco a trovare facilmente e che comunque mia madre o mia sorella non hanno. Per quanto riguarda invece il beauty, ho deciso di portare un'unica palette, che è la Naked, perché comunque ha tutta una gamma di colori comunque neutri che io posso utilizzare, ma anche ha dei neri. Per cui io se voglio fare un trucco o uno smoky lo posso fare perfettamente. Poi ho portato comunque un fondotinta, ed è il fondotinta Debby che io adoro, una cipria e ho portato la cipria compatta di Wycon, perché comunque è più pratica da portare in viaggio, non si apre, non si distrugge, quindi questa per praticità. Ho portato un mascara,
un mascara nero che è il The Colossal di Maybelline, e poi ho portato il Vamp, quello marrone, giusto per utilizzarlo un po' di più. Diciamo che per dare un tocco di colore al make-up che faccio, che comunque è sempre molto basic, ho portato tutte le matite colorate che ho, giusto così per cambiare ogni tanto, per dare un aspetto diverso al trucco che faccio. Poi comunque ho portato un unico blush, che è questo qua di Kiko, di una vecchia collezione, quella estiva. Quindi tre colori che io posso mischiare come mi piace, cioè come mi pare. E quindi ho tre colori diversi che possono diventare molti di più, molti, qualcuno in più. Ho portato anche dei pennelli. Io vi consiglio di portare i pennelli quelli piccolini, magari come questo qua, che è un pennello per il blush di un set di Kiko da viaggio, che devo dire mi piace molto come set, molto come set. Infatti la maggior parte dei pennelli li ho presi proprio da quel set, tranne quello da fondotinta, che è di Shaka, e poi un altro angolato da blush che è sempre di Kiko. Che devo dire, mi sa che lo inserirò nei prodotti bocciati perché dall'ultimo video ha iniziato a perdere veramente tantissimi peli, è qualcosa di veramente spaventoso. Poi ho portato, vabbè, le cose che utilizzo per fare le sopracciglia, correttore, primer, questi prodotti comunque li porto sempre con me in borsa, per quanto mi riguarda non contano neanche. E poi ho portato un rossetto rosso, da mettere magari a Capodanno, di certo non la vigilia o proprio Natale, perché comunque si mangia, quindi penso che punterò più sugli occhi che sul rossetto. Poi ho portato una new entry, che è questo rossetto di Kiko, il numero 612, che è questo bellissimo color nude, opaco, e dura veramente molto. Devo dire che mi piace tantissimo, e l'ho preso quando comunque i rossetti Kiko erano in sconto. E poi ho portato il Viva Glam 2D MAC, quindi ho portato fondamentalmente tre rossetti. Diciamo che ormai io so quello che utilizzo quando sono a casa, quindi non ho grandi esigenze, so qual è il trucco che faccio, se sono di fretta, se non mi va di truccarmi, so che comunque non utilizzo tantissimi prodotti. Quest'estate ho portato veramente tantissime cose, la maggior parte non le ho neanche utilizzate, quindi ho detto vabbè, porto le cose che ho utilizzato più questo periodo, quindi per 20 giorni mi truccherò così, non importa, quando tornerò a casa mi darò la pazza gioia. E niente, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto. So che non è il video che vi aspettavate, cioè nel senso in cui facevo vedere i prodotti, le mini taglie, cose del genere, ma io comunque parto in treno. Non ho problemi di peso, di niente. Posso portare tutto quello che mi pare. Anche perché la valigia non la porto né all'andata né al ritorno. La porta mio fidanzato o mio padre, quindi mio. Niente, me ne frega, fanno gli uomini. E niente, ragazze, io vi auguro delle buone vacanze, spero che le possiate passare con la vostra famiglia, serene, tranquille anche. E vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!